Buongiorno ragazzi, mercoledì 16 settembre, sono a Castelnuovo di Garfagnana. Per arrivare a questo campeggio ho dovuto fare una strada completamente sterrata, altro che eroica. Adesso che ha piovuto e che pioverà tutta la giornata, bisogna vedere se riuscirò a uscire, perché già c'era fango ieri, figuriamoci oggi. E quindi niente, vediamo un po'. Speriamo che il tempo non rispetti le previsioni, perché le previsioni portano pioggia torrenziale. Speriamo bene. Va bene ragazzi, siccome piove colazioniamo dentro la tenda. Ragazzi, ha piovuto dalle 6 in poi, adesso ha smesso, ma chissà per quanto tempo. Ci dirigiamo verso Castiglione in Garfagnana. Adesso dobbiamo provare a uscire da questo fango. Oh, oh, fango. Finora tutto bene. Bene ragazzi, è come arrivato a Castiglione di Garfagnana, proprio alle porte, è nubifragio, pioggia torrenziale e ho trovato riparo qui sotto un ponte, proprio alle porte del paese. Vediamo se smette. Adesso se ne sta venendo giù veramente di brutto l'acqua, quindi per adesso mi fermo qui. Poi se scampa. Come vedi un po', invece di diminuire sta imbozzando. Questa è l'atmosfera. Siamo a Castiglione di Garfagnana. La storia di Castiglione di Garfagnana è da sempre legata al suo accampamento militare. La fondazione del paese risale infatti all'epoca dei Romani, che qui installarono un primitivo castrum, poi cresciuto in epoca longobarda e franca. Nel 1806, con le conquiste napoleoniche, Castiglione fu assegnata al Principato di Lucca. È per questo motivo che lo stemma del paese porta il leone sul fondo rosso e bianco della Repubblica di Lucca. Castiglione fu la più importante fortezza a difesa del confine con il Ducato di Modena. Porta Nuova, XIX secolo. Rocca Stronghold, chiesa di San Pietro, San Peter Church. Quindi questa chiesa è la chiesa di San Pietro. Questa stradina ci porta alla chiesa di San Pietro. Antica fortezza di Castiglione di Garfagnana. Chiesa costruita ai piedi della rocca medievale, costituisce uno degli edifici religiosi più significativi del paese. Ecco qui via della rocca, che porterebbe appunto alla rocca di Castiglione di Garfagnana. È uscito il sole, incredibile. Piazza Vittorio Emanuele II. Altra porta invece è la porta del ponte levatoio. Passeggiando per via Roma, via Roma è la via principale di Castiglione, di Garfagnana. Stradine molto curate, le piante. Da qui si va verso la chiesa della Corba, porta Inferi. Scappa del torrione della Brunella.
dirigiamo spediti verso il casone Profecchia. Ti prego, tempo, reggi. Ok, saliamo. Scherzavo. Sta piovendo, man mano che sale e salgo, la nebbia aumenta sulla strada provinciale 72 a 10 minuti dalla campo base casone di Profecchia o casone Profecchia. Ma com'era Jonathan? Venite, c'è caldo, in magliette, in maniche corte, c'è il sole. Ma io le previsioni le avevo viste, il sole manco a pagarlo. Siamo a un Col d'Arciana, 1300 metri. 1300 metri, 3 minuti, 1 km e mezzo dal campo base. Strada pessima, parte la nebbia, non è che proprio sia al massimo. Poi piove, poi smette, poi ripiove. Peccato, qua se non il tempo fosse stato buono, era bello, bella zona veramente. Ora mi sdirubo, moto tendata, sono il primo, non ci voglio credere. No, c'è un'altra moto, sì, l'Africa Twin di Jonathan Incini c'è. Per il resto mi sa che io sono il primo. Moto tendata, sono le 2:15, posso andare, se non mi faccio male. Biglietteria? Ma come? Bella mostra, mi è passa quella sua. E mi auguro non ci siano. Oh, ma forse è ancora chiuso. Boh. No. Moto tendata, partire per. Ciao.